Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia. Allora, benvenuti a un nuovo video. Oggi vi voglio parlare di una canna, voglio recensirvi una canna della Tubertini, la Mistral, che in realtà avete già visto su qualche dei nostri video, avete già visto che io la maneggio perché ce l'ho da un anno e mezzo. L'anno scorso è stata la canna quasi che ho usato di più per andare per orate. In realtà è una canna che nasce per la pesca al Bolentino. Quindi ora andiamo a vedere da vicino, vi faccio vedere da vicino questa canna perché molti di voi mi hanno detto l'ho vista eccetera, molti di voi l'hanno anche già acquistata presso il nostro sito internet, ma alcuni mi dicono faccela vedere da vicino perché vogliamo vedere le caratteristiche, quindi pronti via. Ora andiamo a vedere da vicino, poi restate con noi perché voglio fare un breve cenno sul fatto del montaggio del cimino, diciamo artigianale, che facciamo produrre noi qua a Genova da un ragazzo che devo dire è veramente in gamba, è il ragazzo che solitamente personalizza le mie canne, quindi fa questi cimini a innesto, perché questa è una canna che ha due cimini a innesto. Ora andiamo a vedere i suoi originali e poi voglio far vedere anche un attimo quello che è il cimino a innesto per questa canna quando la usiamo per la pesca lorata e per la pesca spiombata. Ci vediamo dopo. Bene, quindi vediamo da vicino questa Mistral della Tubertini. In questo caso abbiamo preso in esame la 3 metri, quindi astuccio in tessuto con le scritte, come vedete, stampate. Andiamo a vedere da questa parte, la apriamo, quindi abbiamo due taschine, quindi la prima taschina dove all'interno troviamo il nostro tubo porta cimini, vi ricordo che ce ne sono già due in dotazione, ora andiamo a vedere da vicino, usciamo, facciamo uscire fuori la nostra canna che ha il nostro un parapunta rigido, ok? Quindi parapunta rigido, vi ricordo che questa apertura, alcuni di voi me lo chiedono, non è uno spacco nel portacanne, questo permette di aprirsi, di chiudersi e di conformarsi bene all'anello che c'è dentro. Quindi parapunta rigido, importante, anche se è una canna che non ha il cimino perché ce l'ha a innesto, comunque è importante. Quindi andiamo a vedere innanzitutto questa che è la nostra Mistral, partiamo come al solito dal tappo, quindi tappo in duralluminio a vite. Ok, vedete questo tappo in duralluminio a vite con lo stemma Tubertini, questo materiale antiscivolo sull'impugnatura, quindi andiamo a fare scorrere, ecco qua, arriviamo alla placca, una placca, io le chiamo placche aero perché hanno questa parte, quindi la parte fissa allungata che fila molto bene sul fusto della canna, il marchettino Tubertini, quindi placca a vite in questo caso, vi sottolineo che non è una placca Fuji ma è comunque una copia, ma devo dire ben fatta, poi su queste canne assolutamente la placca è l'ultima cosa che dà assolutamente problemi, Tubertini High Quality, tutte le varie cose, pericolo eccetera eccetera, SR, LR che sono le modalità, le tipologie di carbonio, non entriamo troppo nel dettaglio, Mistral 3 metri la scritta, Bolentino 3 metri in questo caso, vi ricordo 2,5 e 3,5 le altre misure, max 180, quindi si parla chiaramente del fusto, dell'azione del fusto, verniciata in questo modo, qua abbiamo due per multi-tip che sono i due cimini, ecco l'azienda qua vuole dire già a chi acquista la canna che viene data con in dotazione due cimini, primo anello montato doppio ponte, come vedete, una misura devo dire giusta, la ritenevo leggermente piccola perché questo è un 20 come diametro, ok, anello con la pietra dura in silicio, chiaramente non è un Fuji ma è un anello in silicio. Dicevo, lo ritenevo leggermente piccolo, invece poi in pesca ho capito che invece poteva andare bene ugualmente. Veniamo al carbonio di questa canna. Questo è un carbonio che noi definiamo rettificato, perché è una fibra di carbonio chiaramente alto modulo, che come vedete, non so se rende l'idea, è opaco. Va un po' di moda, ultimamente va un po' di moda, questo carbonio così opacizzato, molto bello, devo dire, a me piace molto, invece che liscio e lucido, opaco, mi piace, non dà né più né meno niente di che all'azione della canna, quindi abbiamo un primo anello doppio ponte, abbiamo gli altri anelli che sono altri quattro anelli in ponte singolo, chiaramente a scalare, e abbiamo da questa parte, adesso lasciamo un secondo la canna qua, andiamo a aprire il nostro tubo, vi voglio fare vedere la parte focale, la parte centrale di questa canna, quindi tubetto per il trasporto dei nostri cimini con i due tappi, abbiamo due cimini, in questo caso abbiamo il cimino L che sta per light e il cimino M che è il medium, quindi due cimini che apparentemente sembrano quasi uguali anche al tatto e a sentirli come azione, ma in realtà la L che è leggermente anche un po' più lungo
piega molto molto di più. Vedete, sulla stessa pressione, vedete come arcano diversamente. Quindi anche qua devo dire che la Dubertini ha fatto una canna e due cimini, soprattutto studiati, non buttati lì a caso come a volte succede sulle canne di quantità. Vi ricordo che questa è una canna di ottimo rapporto qualità-prezzo, costa intorno agli 80 euro già con i due cimini compresi. Vi ricordo che i cimini si possono comprare anche a parte, costano una ventina di euro l'uno, quindi se andiamo a togliere dal costo della canna il costo dei cimini, ecco lì che capiamo che la canna non costa molto e ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Andiamo a vedere l'innesto, prendiamo in questo caso il cimino L, che è quello che a me piace di più per pescare con grammature leggermente più basse dell'uso comune. Andiamo a vedere l'innesto in questo caso. Ecco, andiamo a innestare il nostro cimino, allineiamo gli anelli, scusate che adesso io vado, ecco, ok, perfettamente innestato, perfetto, ecco qua, innesto fatto. Come vedete, in questo caso l'azienda predilige un innesto piuttosto lungo per sicurezza, siamo all'incirca in una misura del genere. E quando noi invece montiamo, e qua vi faccio un appunto, poi ve li faccio vedere magari bene dopo nella chiusura del video, quando noi invece usiamo i cimini, quelli diciamo che facciamo noi artigianali, l'innesto all'incirca è di questa dimensione qua, ok? Quindi comunque così o così poco importa, l'importante è che la fibra in questo caso abbia una buona resistenza e che quindi, se è di buona qualità, direi che potrebbe andare bene. Bene ragazzi, detto questo e detto tutto, una canna molto semplice ma molto funzionali, rimanete con noi perché andiamo a qualche considerazione finale. Bene, quindi eccoci tornati ragazzi, abbiamo visto da vicino questo oggetto che devo dire, ve lo dico subito, innanzitutto ha un ottimo rapporto qualità-prezzo secondo il mio punto di vista, sia come qualità di carbonio sia come tipologia di utilizzo. Quindi canna, abbiamo detto che nasce per la pesca a bolentino, perché come azione questa canna ha un fusto assolutamente rigido, viene dichiarato come fusto 180 grammi, quindi il fusto qua di questa canna è molto molto rigido, in carbonio come avete detto, come avete visto prima, rettificato, canna che si usa per il bolentino dalla barca ma che si può utilizzare anche per la pesca all'orata, soprattutto per la pesca all'orata come la facciamo qua, qua da noi. Allora, io perché ho scelto questa canna? L'anno scorso io ho usato questa canna modificandola leggermente, l'unica modifica che ho fatto personalmente su una canna del genere è che quando io la utilizzo dal molo mi viene leggermente scomoda, è il taglio del manico. Vedete questi 4-5 dita che ci sono qua dietro, io l'ho tagliato, ho messo il tappo in questa posizione, quindi l'ho arretrato leggermente e la canna l'ho fatta praticamente calzare su misura sul mio braccio. Però questa è una cosa che prima di farlo, siccome è una cosa che potete fare tranquillamente tutti scaldando il tappo e tagliando con un seghetto il manico, vi consiglio comunque di prima di provarla, perché se tagliate poi non potete più tornare indietro, quindi provatela, e se lo volete fare scaldando il tappo è un'operazione da fare che si fa in modo molto molto semplice, o altrimenti ce lo chiedete di farlo e noi lo facciamo tranquillamente prima di consegnarvela. Allora, dicevamo, canna da orata che io ho scelto nella panoramica delle canne da orate della Tubertini che ci sono, quindi canne da bolentino ce ne sono della Tubertini veramente molte, e devo dire che quasi tutte come fusto vanno bene. L'ho scelta anche perché nei due cimini che vengono dati in dotazione, quindi l'L e l'M, l'L è un cimino che va molto molto bene per chi pesca con pochi grammi come facciamo noi usando il granchio o il muscolo. Il cimino L, devo dirvi che io l'ho anche usato pescando con un grammo e mezzo. Chiaramente, usando un grammo e mezzo, se vado a usare i cimini che facciamo far noi, sono molto molto più gommosi, quindi è meglio. Però per una persona di voi che vuole iniziare, che vuole approcciare a questa pesca, e poi magari lo stesso cimino lo vuole utilizzare con 5, 10, 15 grammi, direi che questo può andare bene. Dai 10-15 grammi in poi potete andare a utilizzare l'M. E vi ricordo ancora che, visto che queste canne nascono con il cimino innesto, quindi hanno in questo punto la precima all'interno cilindrica, possiamo tranquillamente andare a far fare dal vostro negoziante di fiducia, oppure noi lo facciamo tranquillamente, a fare tutti i cimini che voi volete, fino ad arrivare a grammature veramente importanti. Quindi diciamo che questa non è una canna da lancio, quindi i 180 grammi, ecco, vi ricordo una cosa, le aziende nelle canne da bolentino danno delle grammature piuttosto alte rispetto a quello che è chiaramente. Questa dichiara 180 grammi di fusto, non è che ci lanciamo 180 grammi, questa è una canna da bolentino e l'azienda identifica in 180 grammi la portata massima di piombo. Questo sta a significare anche appunto il suo fusto rigido, però diciamo che un cimino da 50, 60, 70 grammi in fibra di vetro a innesto, anche per chi di voi lo vuole utilizzare per fare un lancetto,
può andare bene. Vi ricordo che questa canna viene prodotta in tre misure, 2,50 m, 3 m, 3 m 50. Secondo me il top di tutto è il 3 m, che è questa qua, perché poi accorciandola un po' qua, mettendo un cimino di quelli artigianali, si accorcia di qualche centimetro qua, lei andiamo all'incirca la misura che io amo di più per la pesca soprattutto all'orata, ma anche a Bolentino, che è il 2,70 m. Quindi ragazzi, detto questo, questo è il tutto. Un piccolo cenno sul cimino. Questi cimini li facciamo fare noi qua a Genova, come vi dicevo, e sembrano una volta finiti cimini che escono di fabbrica come gli altri. In realtà non è così. Sono cimini in fibra di vetro, di quelli multicolor, che vengono carteggiati tutti. Viene carteggiata più o meno in base alla conicità fino ad arrivare alla punta. Poi vengono verniciati con una bicomponente che fa sì che il cimino sia molto molto gommoso, in modo che riesca a marcare il pesce, la mangiata del pesce, anche senza piombo, soltanto col piombo di riesca o, come facciamo noi, con un grammo e mezzo, due grammi e mezzo di piombo. Quindi questi cimini possono essere adattati, ve lo ricordo, in tutte le canne che abbiano questo fusto, quindi un fusto rigido. Io qua vi ho portato per esempio, ad esempio, una canna che stiamo consegnando a un cliente, che è questa qui, è la famosa, famosissima Crono, per chi pesca le orate o chi fa Bolentino di livelli piuttosto alti. Questa è un'italcanna, la Crono, ve la linko anche questa qua sotto, così a scanso di equivoci. Una canna che viene modificata in più parti, non solo per il manico, ma anche perché è una canna che viene modificata sulla precima, cioè quindi la precima dove vedete che questo si innesta, in realtà non è così, in realtà è una canna, una precima leggermente più lunga. Noi la tagliamo per guadagnare diametro e mettiamo un cimino di quelli, come vi facevo vedere prima, dei nostri artigianali, montato in questo modo a innesto, perfettamente innestato. Ecco qua, chiaramente come vedete l'azione ora qua magari non rende, però l'azione della canna è praticamente questa, vedete, spiccatamente di punta per segnarci bene la mangiata, e il fusto diciamo indietro abbastanza rigido. Bene, quindi come vedete questi cimini li potete acquistare anche da noi, anzi da noi, questi solo da noi, perché li fanno per noi. Quindi io, se volete, ve li linko qua sotto, o se non trovate il link sul mio sito internet potete eventualmente contattarci via mail noi vi discuteremo insieme di quello che è il diametro della base, eccetera eccetera, quindi possiamo tranquillamente fornirveli. Bene ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguire le nostre pagine Facebook Fisherlandia Mondo Pesca Sportiva, iscrivetevi al nostro canale YouTube, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi saluto e come sempre che la pesca sia con voi.